Vitaliano Bilotta, come medita Egle. Dall'io al non io, edizioni Aracne. Egle Worth, una donna in carriera, dopo anni di meditazioni si rende conto che questa forma di raccoglimento è utile esclusivamente a lei. Comprende che per essere veramente un atto evolutivo deve diventare preghiera e servire cioè non a lei ma ad un altro da lei. Deve essere un atto d'altruismo, solo allora si trasforma in magia bianca.